Quando non ci sono i soldi, a quel punto bisogna andare alla ricerca di ciò che non ha un costo, che sono le idee. Non ha un costo, ovvero è un qualcosa che può essere trovato unendosi, confrontandosi e coinvolgendo i migliori che ci circondano per trovare la maniera per scoprire dove sono i soldi poi da recuperare. Questo è il punto. I soldi non ci sono dove li abbiamo sempre cercati, sono altrove. Allora uniamoci, capiamo come fare e andiamoli a prendere. E dove ci uniremo e dove ci confronteremo? Dentro l'ipogeo, che nell'arco di 2 mesi, fine settembre, deve aprire e deve accogliere tutte le istanze culturali, le idee, le proposte folli, le mattità più incredibili che possono essere organizzate e strutturate ed essere portate poi da chi veramente attende, uno per tutti l'Europa, di poter destinare dei contributi. Purtroppo un atteggiamento classico di tutte le province, dal Minnesota a Teramo, eccetera, qual è? Quello di svilire tutto ciò che abbiamo, ma anche in famiglia, svilire la nonna che canta in dialetto, poi si va all'università, sentiamo quelli del Salento che cantano in dialetto e diciamo ma mia nonna non lo faceva, io la trattavo male. Quindi risvegliare l'orgoglio e l'identità che c'è nel teramano, che a Teramo avviene durante la Coppa Teramina, c'è questo orgoglio, che sentiamo la città viva, potentemente viva, e siamo orgogliosi da tempi, da quando sono piccolo sono orgoglioso di avere questa manifestazione, e poi una settimana dopo si ripiomba nel criticare assolutamente qualsiasi cosa che ci sta ed è giusto, ma per non avere poi una proposta conseguente a questa critica.